La disperazione di un padre, le lacrime che bagnano la coperta rossa, le sue braccia forti la avvolgono stretta, come se potesse ancora proteggere la figlia di pochi mesi, è stata appena estratta senza vita dalle macerie. Siamo ad Aleppo, dove la conta delle vittime del terremoto prosegue senza sosta. Di quasi 10.000 morti, centinaia sono bambini. Sembra incredibile, ma c'è spazio anche per gridare al miracolo. Allah Akbar urla quest'uomo per ringraziare Dio. Dalle macerie di un palazzo a Jandaris, dopo oltre 24 ore, una bimba viene estratta viva. Impaurita, strette le braccia al collo dei soccorritori, negli occhi lo shock, il terrore di chi è stato sepolto vivo. E per fortuna non è la sola. Ora dopo ora si riesce ancora a trovare la vita lì sotto. A Idlib due fratellini sono stati salvati dopo un incubo di 17 ore sotto i detriti che hanno inghiottito la loro casa. La più grande ha protetto il più piccolo fino all'arrivo dei soccorritori. E poi ancora scene come questa, una bimba alzata verso il cielo, sta bene. A Salkin, nella notte, dai sotterranei di un palazzo di 6 piani polverizzato, viene recuperata anche una piccola di 8 anni, salva dopo 40 ore. L'ultimo miracolo, a 3 giorni di vita, è stata ritrovata con il cordone ombelicale ancora attaccato, la sua mamma non ce l'ha fatta. In un'incubatrice nell'ospedale di Afrin le cure sono tutte per lei. Nella sua famiglia erano in 7, dice il medico, sono tutti morti. Abbiamo sentito un vagito arrivare da sotto le macerie e poi l'abbiamo vista.